Eccoci nuovamente in compagnia di Totonna Amica, dopo la festa di Via Roma, anche per la Notte Bianca. Questa volta in versione più comoda, ci siamo messi comodi in poltrona, siamo in piazza Castello. Totò, com'è andata questa Notte Bianca? Veramente la gente ha risposto, io mi sono divertito tanto, la gente altrettanto, ho sentito molti pareri, amici che ho incontrato, la gente è soddisfatta. Meno male, ce ne vorrebbe una al mese di queste cose, anche perché è un modo per radunare tante persone, soprattutto in questo periodo dove rientrano gli emigrati che rivivono un po', diciamo, le cose del paese di origine. Poi è bello vedere comunque il centro storico che riprende vita, però ce ne vorrebbero di più qui a Corigliano Centro. Certo, e di più la cosa bella è che diciamo, l'evento spettacolare si è verificato un po' in tutta Corigliano, non è stato concentrato in un'unica zona, ma bensì in tante zone, le zone più importanti, dal Castello a Sant'Antonio, San Francesco, Ari Cappuccini, poi il Fondaco qui sotto e altre cose che adesso non mi vengono in mente. Quindi diciamo c'è stato questo evento sparso che ha fatto rivivere in questa notte magica, bianca ma magica, con questi occhi tu mi guardi, io non ricominciamo. Ti ho visto in versione presentatore da Turo, vuoi mica cambiare mestiere? No, è stata una presentazione a una canzone di un amico che conoscevo, e quindi però è stata una cosa bella, sai perché? Perché prima di iniziare a parlare e di presentare c'era poca gente. Qua, forse hanno riconosciuto la mia voce per quanto riguarda le performance e le kermesse teatrali, allora la gente è affluita così numerosa. Scusa, guarda qui che si è fatto! Anche qui mi sono sentito un po' imbarazzato, però uno come me a sto punto li sa superare gli imbarazzi. Ma, ecco, ecco, aspettiamo la telecamera, l'inquadratura, ecco, in questo momento sono imbarazzato dai tuoi occhi, ma scusa, chi non sarebbe imbarazzato vedendo una come lei? Veramente lo sono. Tutte le volte mi emozioni quando dici queste cose. No, tutta mia, cominciamo. Non preghiamo le emozioni. Cosa ti è piaciuto di più in questa notte bianca? I tuoi occhi. Veramente. All'ultimo la ciliegina sulla torta è aver incontrato questa nobile intervistatrice che mi ha veramente un po' messo in imbarazzo. No, a parte gli scherzi, che non è uno scherzo. No, è stato un po' tutto l'evento in sé è stato veramente dall'organizzazione, dalle manifestazioni e soprattutto dall'afflusso enorme di persone, soprattutto anche turisti, oltre che immigrati che sono ritornati, è stato un evento veramente riuscito. A proposito di emigrati, questa mattina ci hanno detto che ci guardano molto dall'Argentina, ci hanno contattato delle persone da Buenos Aires che praticamente hanno detto che hanno scoperto il nostro sito e ci guardano costantemente, sono degli emigranti, figli di emigranti, insomma, che ci seguono con tanto piacere. Qual è il vostro prossimo lavoro? Hai detto che il 19 fate una rappresentazione. Ah sì, a proposito, lo voglio presentare, il nostro prossimo lavoro ancora non lo sappiamo, però andiamo dopodomani, oggi ne abbiamo 18, venerdì, dopodomani saremo al quadrato, 19, anzi domani. Perché ormai siamo al 18, anche se è notte, sono le 2 di mattina, le 2 e mezza, per la rappresentazione a Tagliole, che abbiamo già rappresentato a gennaio scorso al Metropol di Corigliano. Quella abbiamo fatto in tournée a Vaccarizzo Albanese, ragazzi, e poi un'occasione per salutare gli amici dell'Argentina, che sono nostri connazionali, corregionali, compaesani, soprattutto quelli li voglio salutare, perché anch'io ho dei parenti lì a Buenos Aires, e soprattutto anche a quegli altri, quelli della Germania, del Belgio, in Francia, dove tutti gli emigrati, sparsi in tutto il mondo, i nostri compaesani. Tutta una domanda un po' personale, ma qual è il personaggio che ti sei divertito di più ad impersonare? Veramente, guarda, agli inizi mi piaceva fare il ruolo della donna, sì, perché è lì che è il mio successo è avvenuto, però poi si sa, con gli anni bisogna cambiare, altrimenti si rischia di essere ripetitivi. Poi, come ho detto già in un'altra intervista che mi ha fatto Tele1 Corigliano, mi ha fatto cambiare i personaggi, mi hanno fatto cambiare un incontro che ho avuto con Biando, che voglio, Haroldo Thieri, il nostro grande attore concittadino che è deceduto da qualche mese, mi ha detto che in effetti nel teatro
bisogna che i ruoli siano rispettati, i personaggi maschili devono essere fatti dagli attori, i personaggi femminili dalle attrici, altrimenti si rischia di fare una carnevalata. Così ho seguito il consiglio del grande maestro Haroldo Thieri. Vabbè, però le tue carnevalate, per chiamarle così, sono sempre molto piaciute, hanno sempre divertito tantissimo il pubblico, che poi è lo scopo delle vostre commedie, innanzitutto divertire un po' così seri, anche se ogni volta c'è comunque un fondo di un insegnamento che si vuole dare. Ma diciamo in tutte le rappresentazioni, non solo quelle teatrali, ci sono, non è in sé la rappresentazione, ma c'è anche il messaggio, la comunicazione che uno, che chi la fa dà al pubblico, all'interlocutore che ascolta e vede la rappresentazione. Quindi il messaggio, l'insegnamento c'è sempre, perché c'è alla base di ogni rappresentazione c'è sempre uno studio, una ricerca per cui si vuole lanciare un messaggio. Noi lo facciamo soprattutto per la riscoperta e la rivalutazione delle tradizioni passate del nostro paese corigliano calabro, che è meraviglioso. E soprattutto del dialetto, io tante parole le ho scoperte con voi. Sì, ma l'hanno scoperto un po' parecchio, soprattutto le nuove generazioni, perché c'è stato il fenomeno che dagli anni 80 in poi hanno iniziato a far parlare tutti i bimbi, i bambini, i bambini nuovi arrivati, li facevano parlare in italiano. Grazie al nostro dialetto, è stata una fortuna, grazie al nostro teatro abbiamo rivalutato e tutelato, protetto il nostro dialetto, che altrimenti ha rischiato veramente di estinguersi. Oh, adesso l'abbiamo preso sul serio, abbiamo fatto una cosa seria adesso. Una parola in dialetto, di quelle che non si usano più, proprio di quelle dimenticate. Così, su due P, per esempio, una frase che si dicevano le vecchiette una volta, mocciubo, era un'esclamazione, dice sì, come una cosa di affermazione, dice mocciubo, è un'altra, diciamo, un'altra parola in dialetto che sta scomparendo, però grazie a noi, al nostro teatro. Come io la uso sempre, mocciubo! Mocciubo! Complimenti. Ragazzi, è bellissima. Comunque, perdete ogni speranza perché è già fidanzata felicemente. Ok, Totò, grazie e al prossimo evento. Buona serata a tutti, ragazzi, di videocorigliano.it. Buona serata e buon proseguimento di Notte Bianca. Grazie. È sempre un piacere vederti.